Buongiorno amici, i prossimi 18 mesi saranno abbastanza intensi, saranno forti e ci porteranno tante energie molto controversiali. 23 settembre due pianeti, Rahu e Ketu, entreranno nei loro segni di esaltazione. Che cosa ci porta questo periodo? Ketu vuol dire trasformazione, il segno di Scorpione anche trasformazione interna. Rahu sarà in Toro, dove lui vorrà godere e vorrà cambiare le cose nel mondo. Questa asse ci porta tanta trasformazione nelle menti delle persone, nel loro anima. Ma come qualsiasi trasformazione succede con qualche dolore, quel periodo ci porterà situazioni del genere, di quale noi adesso ci parleremo. Rahu è una forte energia quando uno vuole godere, uno vuole possessarsi delle cose, uno vuole avere nella sua proprietà, dominare il mondo. Ketu quando uno rinuncia, quando uno vuole lasciare tutto, completamente trasformare la sua vita da così a così. Rahu entrando nel nakshatra Mrigashira ci porterà la voglia di trovare il nettare o Amrita. Che cos'è Amrita? Amrita è un nettare di immortalità. Quindi possiamo aspettare che in questo periodo i governi creeranno finalmente il vaccino o la medicina contro il Covid. Le compagnie farmaceutiche cercheranno di vendere i nuovi prodotti creati da loro, vari prodotti per rigenerare la nostra salute, vari tonic, varie medicine, vitamine e così via. Rahu è un pianeta che imporre alla persona di godere, di trovare la felicità, ma non interiore, ma quella esteriore. Quindi quel tipo di felicità, comfort, la gioia, la voglia di godere, sarà tanto predominante in questi 18 mesi. In questo periodo potremo aspettare che varie compagnie che stanno online cercheranno di creare le piramidi finanziarie. Rahu sarà molto forte e le persone con Rahu, con le tendenze di Rahu, saranno molto attraenti da altre persone. Quindi loro ci potranno approfittare con questa sua energia usando altre persone. Come? Come per esempio vari tipi di programmi online dove tu facendo poco potresti guadagnare tanto. E quindi tantissima gente ci perderanno i loro guadagni in queste trappole. State attenti in questo periodo perché tante persone cercheranno di vendervi le cose che a voi non vi serve, però voi potrete perdere soldi. Vedrete che ci sarà tanta pubblicità che promuoverà attività del genere. Il gioco d'azzardo sarà pure molto attivato e amplificato. Ci sarà pubblicità di alcol. Soprattutto Rahu entrando nel nakshatra di Rohini cercherà di imporre alla gente la voglia di giocare, di guadagnare momentaneamente tanto. Dopodiché Rahu entrando nel nakshatra critica, proprio la parola stessa, no? Ci porta a pensare che uno criticherà. La nakshatra critica avrà un effetto che i governi, mass media, giornali e tutto lo spazio virtuale sarà gonfiato con la critica. Quando Rahu sta in questa nakshatra, le persone non pensano, ma vogliono usare le loro armi. Ognuno di noi abbiamo le nostre armi, ma soprattutto quelle persone che hanno accesso alle armi veramente, come per esempio le persone in America che possono avere in possesso fucili e le pistole, loro lo useranno senza pensare. Ci sarà la voglia di far uscire sangue alla gente. Siccome questa nakshatra è collegata con il fuoco, attraverso questa voglia la gente saranno molto infuocati nella mente e cercheranno di cambiare, avere questa trasformazione in modo violento. Rahu e Ketu in esaltazione danno una grandissima forza di trasformazione, grande voglia, però qualcuno fa tutto ciò attraverso la violenza, qualcuno fa attraverso la meditazione, introspezione, riequilibrio dei loro valori. E quindi questo periodo diventa molto auspicioso per le persone che pensano
che riflettano, andare più in profondità, cercare le conoscenze antiche e riflettere sulla loro vita, cercando di migliorare. Segno di Scorpione è un altro segno di trasformazione, un lavoro interno, è la casa 8 del zodiaco normale. Ci porterà alle tendenze di scoprire, svelare informazioni o rovesciare quello che noi già abbiamo costruito. Quando la pianeta Keto, che rappresenta armi, che rappresenta macete, coltelli, le frecce, tutti gli strumenti affilati, entra nel suo stesso segno di Scorpione, le persone useranno questi strumenti per imporre la loro volontà, senza pensare. Keto in nakshatra Jeshtha, una nakshatra molto violenta, una nakshatra che cerca di criticare, cerca di trovare difetti, cerca di rovesciare i governi, cerca di creare una situazione sul filo del rasoio. Ci provocherà tali eventi nella società, ma siccome qualsiasi trasformazione ci passa attraverso varie fasi, come per esempio se vai da dentista e ti fa male il dente, devi risolvere il problema. Il dentista certe volte usa anche strumenti affilati per rimuovere quel dolore. Keto nel nakshatra Jeshtha farà questo effetto. Diciamo che per avere una trasformazione ci passeremo anche i periodi dove noi vedremo le situazioni nel mondo che la terra sarà un po' bagnata di sangue. Rahu e Ketu ci portano una voglia di far rispettare il nostro diritto e far rispettare il nostro volere e la personalità. Uno vorrà avere una urgenza di farsi rispettare. Rahu è quel pianeta che crea il karma, invece il Ketu è un pianeta che ci ridà il nostro karma, è un pianeta che governa il moksha o liberazione. Quando noi paghiamo la nostra karma, noi ci liberiamo da questa karma. Però quando noi ci buttiamo nell'attività del Rahu, del degrado o di una grande voglia di avere il possesso delle cose, noi creiamo il nostro karma, perché Rahu è quel pianeta che ci annebisce la nostra mente, ci crea una specie di patina, una specie di fumo nelle nostre occhi che noi poi non possiamo vedere la realtà e andiamo fino in fondo, diciamo, per le cose che noi vogliamo ottenere nella vita. Quindi questo periodo potrebbe provocare tale situazione che con le grandi ambizioni certe persone o i governi ci potranno risvegliare la loro amicizia sotto la pressione della situazione. Per esempio, quando due paesi che non sono stati mai amici, ma con una forza esterna molto più potente di loro, loro ci metteranno d'accordo per combattere contro di loro. E siccome la situazione sarà collegata con la terra, il toro, quindi vari governi cercheranno di appossessarsi della terra di qualcuno. E questo potrebbe provocare piccole guerre e cambiamento delle bordi dei paesi. Quindi tutti noi possiamo capire che sul livello individuale, comunque, se uno c'ha un Rahu forte, vorrà godere il mondo, vorrà avere le cose. Se uno ha il Keto forte nel loro oroscopo, uno si va in meditazione, una forte introspezione, farà yoga, avrà la voglia di incontrare le persone sante, le persone rinunciate, per essere lontano da tutto ciò che succede. Ovviamente non dobbiamo scordare che altri pianeti, transitando per vari segni, faranno il loro lavoro su tutto ciò. E non sarà la stessa cosa per tutti quanti. Se voi non sapete il vostro ascendente e volete scoprire come questo periodo influenzerà voi stessi, in questo caso potete scrivermi direttamente o anche ordinare una carta astrale. Così facendo, voi potrete essere preparati e sapere quale area della nostra vita sarà influenzata da questo periodo di trasformazione. E sono 18 mesi, e 18 mesi che non sono pochi. Le persone che avranno Rahu afflitto nell'oroscopo, o Rahu con la Luna, Rahu con Saturno, Rahu con Giove, ci potranno sperimentare completamente altre cose. Rahu con Mercurio, qualcuno potrebbe guadagnare tanti soldi in questo periodo, qualcuno invece potrebbe perdere. Qualcuno potrebbe avere problemi con la mente. Sicuramente, avendo questo periodo di trasformazione davanti a noi, dobbiamo ricordare che tutto ciò è un grande matrix, è una grande macchina
creata dal Signore, come questa sabbia dove i bambini possono giocare. E tutti noi siamo bambini in questo mondo, che giochiamo con le nostre cose date a noi come il karma delle nostre vite precedenti. Così noi riceviamo questi corpi e abbiamo le nostre relazioni uno con l'altro o con questa energia materiale. Ma non dobbiamo scordare che noi non siamo questa energia materiale, siamo completamente spirituali e possiamo osservare tutto ciò che sta succedendo da lontano. A giorno d'oggi, per contrastare questi duri periodi della nostra vita, c'è sempre vari rimedi, su quali io vorrei fare un video apposta spiegando quali sono, ma il maggior rimedio è cantare santi nomi del Signore, che sono completamente trascendentali. Maha mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se voi canterete questa mantra, questo periodo non potrà avere influenza sulla vostra mente e il vostro stato d'animo. Se voi volete imparare come si fa, scrivete i commenti, mettete like, iscrivetevi sul canale dove noi ci parleremo delle tante cose. Om Shanti Om.